Ciao a tutti e a tutte, benvenuti su Zbookhunter, io sono Miriam e se è la prima volta che capitate qui, mi piace leggere e quindi ho creato questo canale per parlarvi un po' delle mie letture e della mia grande compulsione alla caccia, insomma, del libro perfetto. E quindi sono sempre pronta a leggere anche libri fuori dalla mia comfort zone e insomma a vedere insomma dove mi porteranno queste nuove storie. Oggi però è una puntata particolare perché è ben appunto uno speciale dedicato a un'autrice. Ho deciso di collaborare, di partecipare con molta gioia a questa nuova puntata di Pezzi d'autore, che è stato creato dalla mitica Martina di Imaan the Pooks. Penso che non abbia bisogno delle mie presentazioni, sicuramente se siete qui da me conoscete anche Martina, ha un canale YouTube in cui anche lei parla di, soprattutto di libri, è insegnante, insomma è molto di più e ha deciso bene appunto di creare questa... Ha creato ben appunto questa serie di video dedicati ad autori e autrici che hanno scritto veramente tanto, molto prolifici. E chi decide di partecipare, ben appunto, porta uno o più libri di questo autore e di questa autrice, così man mano che vedrete tutti i video avrete una visione molto ampia di questo, ben appunto, di questo autore e di questa autrice. La protagonista di questa puntata è Michela Murgia. Purtroppo penso che lo sappiate, ma Michela Murgia ci ha purtroppo lasciato nel mese di agosto. È una di quelle autrici che sicuramente mi sta segnando parecchio. Sono molto triste nel fatto che ovviamente non ci sia più e quindi non possa più scrivere altro. Sono triste anche perché l'ho scoperta veramente tardi, solo da pochi anni, ma l'ho solo da pochi anni e l'ho scoperta come autrice solo recentemente. Però d'altro canto devo pensare insomma che ho tanto altro ancora da leggere di suo e quindi di portare avanti molti dei suoi messaggi insomma con anche un po' con questi video qui. Penso che sia il nostro compito, insomma, portare avanti la sua eredità. Allora, che dire intanto di questa autrice? Pochi fatti, insomma, è sarda, era sarda. Parlerò al presente più delle volte, quindi per me è ancora qui fra noi, insomma. È sarda, è nata il 3 giugno del 1979. E come ho detto purtroppo è morta a Roma recentemente nell'agosto di quest'anno. Ha degli studi tecnici che poi sono sfociati in uno studio teologico di scienze religiose per la diocesi di Oristano. Quindi abbiamo a che fare con un'autrice, una scrittrice, una drammaturga, una blogger, un opinionista, una critica letteraria, una critica letteraria italiana, una cristiana, che in alcuni casi forse sembrerà un po' un concetto controverso e controsenso rispetto a quello che dice, però in realtà ci ha fatto capire che in realtà non è così. Insomma, sicuramente ha tanto da dirci e piano piano lo ha sviluppato e sviscerato nelle sue varie scritte. Le sue esperienze lavorative sono le più disparate. Una sicuramente che la segnerà, sarà una di quelle che la segna sono quelle nel telemarketing. E infatti qui nasce Il mondo deve sapere, uno dei libri tra l'altro che ho letto recentemente. È nato come una forma di blog, poi si è trasformato in un diario, con questa forma molto tragicomica, cioè si ride, ma si ride con una certa consapevolezza,
e anche con una sorta di sottopensiero, insomma, che fa elaborare, insomma, che in realtà tutte queste vicende che fanno ridere, in realtà li sta vivendo una persona, e quindi sta soffrendo anche, perché comunque sia la protagonista viene assunta in questa mega ditta, la Kirby. Non so se avete presente il marchio, ma era quell'accessorio che sembrava fare il mondo intero, che era un po' il concorrente del folletto, ecco, all'epoca. E viene assunto, insomma, come telefonista. Il suo compito quindi è accalappiare i clienti, fargli ottenere, insomma, un appuntamento per conoscere, insomma, il Kirby. Ebbene, appunto, entriamo in questo mondo in cui le viene spiegato come conquistare contratti, vendere i prodotti, conosciamo anche le varie tecniche motivazionali che vengono utilizzate in questa azienda, che sono, devo dire, molto discutibili, delle volte scendono addirittura fino al mobbing. Devo dire che in questo libro ho trovato molte analogie anche col mio mondo, perché io lavoro nella grande distribuzione, e certo non sono così marcate, ma posso identificare alcuni eventi che ci sono anche da noi, tipo quello un po' di far sembrare tutta una grande famiglia, che se chi sta in vetta è perché lavora meglio, lavora tanto, sgobba, è molto più elastico, flessibile, fa tutti i compiti in meno tempo, insomma, tante cose che comunque sia, ho visto anche effettivamente dei poteri esercitati, delle tecniche esercitate anche nel mio campo. Da questo libro è stato tratto poi, tra l'altro, un'opera teatrale omonima di David Emmer e Teresa Saponangelo, e è stata anche una fonte di ispirazione per la sceneggiatura di un film, la cui, tra l'altro, Murgia ha partecipato alla stesura del testo. E la sceneggiatura è stata scritta da Paolo Virzì e Francesca Bruni, ed è Tutta la vita davanti. Avrei voluto vederlo, però nelle varie piattaforme uno non l'ho trovato, o se l'ho trovato era a pagamento. E a me sembrava di averlo già visto in queste piattaforme, non a pagamento. Non vorrei che fosse stato messo successivamente a pagamento, e questo mi disturberebbe un po'. Magari sono io che vado in errore, e quindi probabilmente era a pagamento anche prima. Però alla fine, comunque, la conclusione è che non l'ho visto. Un altro libro che sicuramente ha segnato la notorietà di questa autrice è stato quello che ha vinto i premi Dessì nel 2009, il Mondello e poi il Campiello nel 2010, cioè Acqua d'Oro. È un libro ambientato in Sardegna, la sua amata patria. Molti dei suoi libri sono ambientati ben appunto in quest'isola. Qui passiamo alla narrativa. In effetti Murgia si destreggia molto fra saggistica e anche narrativa, quindi avrete la possibilità di scegliere diversi suoi testi in cui immergervi. Io ho deciso infatti di un po' di tastare un po' tutto quello che riguarda Murgia, quindi saggistica ma anche narrativa. E alla fine ho scelto Accabadora. Accabadora è una storia, direte, beh, è narrativa, quindi che c'è di speciale? E in effetti qui c'è già molto del pensiero di Murgia, tante sue tematiche che porta avanti con fervore. Innanzitutto quella della famiglia queer, che anche in questo caso, anche se in via molto girandoci un po' attorno, comunque anche qui c'è, perché le protagoniste sono una bambina e una donna, e tra loro nascerà una specie di patto, quello che viene definito fille dell'anima, cioè un legame
che va al di là del sangue, perché praticamente è come se Bonaria decide di adottare Maria, ma in realtà non avviene nessun contratto, insomma, di adozione, insomma, non c'è nessun processo di adozione, ma soltanto questo patto fra la madre di Maria e, bene, appunto, Bonaria. Maria viene ceduta molto facilmente a Bonaria perché è l'ultima di quattro figlie femmine, la madre fa fatica a sostentare questa famiglia ed era tra l'altro non voluta. In realtà invece Maria con Bonaria si troverà estremamente amata, e una cosa per lei sconvolgente, perché fino a quel momento era considerata lo scarto, l'ultima della famiglia, in realtà si trova in questa nuovo contesto in cui lei è la protagonista, tutte le attenzioni vengono rivolte a lei, e questo segnerà un po' il passaggio alla fine per legarsi a Bonaria, senza mai chiamarla madre, non verrà mai chiamata mamma, però il loro rapporto diventerà sempre più stretto, finché non accade però qualcosa. Maria è l'unica a non sapere che Bonaria non è semplicemente una sarta, ma fa dell'altro nel paese. Diciamo che dà la pace a chi sta soffrendo. E qui emerge un nuovo tema importante per Murgia, cioè l'eutanasia. Il fatto di poter decidere da sé il proprio ultimo destino. Credo che sia importante, insomma, arrivare a una legislazione che dà questa possibilità, nonostante la religione e tutto quanto, insomma, deve esserci una regolamentazione, insomma, credo che sia opportuno. Ma veniamo all'eredità di Murcia che ci ha lasciato. Rubo una frase che ha usato lei, che poi ha anche riportato Chiara Valerio al suo funerale, in cui essere donna è politica, tutto è politica, e in effetti nei suoi saggi ritroviamo ben appunto tutto questo. Io ho deciso di leggere Stai zitta, anche questo è un volumino piuttosto esile, in cui raccoglie sia questa frase più altre nove che magari ci saremmo sentite spesso dire, e magari non avremmo, e magari non ci siamo neanche curate più di tanto di queste frasi, o invece in realtà ci hanno urtato parecchio e ci hanno fatto sentire sminuite nel nostro ruolo nel mondo. E in effetti queste parole, che sembrano innocue, in realtà sono delle lame sottili che tendono ben appunto a non far sentire la donna allo stesso livello dell'uomo. E ben appunto Murgia fa anche riferimento a fatti che sono accaduti nel mondo dello spettacolo, in TV, in radio, e che hanno fatto anche scalpore, o in alcuni casi sono passati sotto gamba, nessuno se n'è accorto, se l'è filato. In realtà sono dei casi veramente importanti, insomma, da mettere in luce. Quindi sicuramente anche questo è un tema molto importante, cioè Murgia aveva un bagaglio di temi importantissimi, che tra l'altro, almeno fino a quello che ho scoperto fino adesso, hanno tutta la mia appoggio, perché sto scoprendo sempre di più un mondo in cui le donne cercano di far valere se stesse, un mondo che fino adesso ci è stato un po' velato, che vada sia dalla scuola alla cultura, insomma, in generale, che ci portiamo dietro, ci ha sempre un po' negato un potere che in realtà abbiamo.
e che dobbiamo assolutamente utilizzare. Questo non vuol dire che essere femministe significa essere superiori, cioè le donne devono essere superiori, no, perché altrimenti penso che sia solo un ribaltare il mondo, ma in realtà lasciare tutto come sta, perché si tratta solo di invertire i ruoli e alla fine è possibile che accade quello che accade nel patriarcato, e non mi sembra il caso. Bisognerebbe cercare di amalgamarsi, equilibrarsi e trovare insomma il giusto bilanciamento. L'ultimo libro che vi porto è, secondo me, il testamento, possiamo definirlo così, l'eredità che ci ha lasciato Murgia, cioè Tre Ciotole. L'ultimo libro che ci ha lasciato è il primo che io ho letto. Devo dire che prima di questo volume seguivo Murgia molto indirettamente. L'ho seguita tramite il suo canale YouTube, i suoi dialoghi con Chiara Valerio. Mi sono sembrate subito simpatiche a pelle, nel senso che poi il loro dibattito era allegro, era interessante, era arricchente, e quindi le seguivo un po' così, senza però mai avvicinarmi a dei testi. Poi è uscito questo, me lo sono trovato davanti in libreria dove lavoro come se mi chiamasse. Era una piccola lampadina che continuava a lampeggiare, a dire yuhu, sono qui, e quindi quando mi prendi. Alla fine non ho resistito, l'ho preso e l'ho letto anche subito. È stata una emozione potente. Tre Ciotole è una serie di racconti che possono considerarsi concatenati fra loro. Racconta di coppie, uomo donna, di adulti, di anziani, di dolori. E il primo, che sicuramente è quello più autobiografico perché racconta ben appunto della sua malattia, è un po' quello che fa da collante a tutto, cioè perché cogliamo questi protagonisti in un momento di crisi, che possono essere crisi tipo ferite fisiche ma anche psicologiche. Fisiche, come può essere per esempio il tumore che l'ha colpita, ma psicologiche, come può essere un disturbo alimentare, che ben appunto è il racconto, il senso della nausea, che poi dà anche il titolo al libro Tre Ciotole, perché Tre Ciotole sono quella misura ideale per la protagonista per saziarsi. Uno infatti dei temi che mi ha colpito di più è stato ben appunto quello del disturbo alimentare, perché mi ha colpito indirettamente anche da molto vicino, e so cosa vuol dire, so che non è facile far capire quale problematica rappresenti per una persona. È fatica anche dire ma sì, è solo che non vuole mangiare. In realtà c'è un mondo dietro, purtroppo molto 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 difficile, e qui vediamo una piccola parte, vediamo questa protagonista che proprio ha la difficoltà di mangiare, vorrebbe mangiare ma non ce la fa, e piano piano con sofferenza riesce a capire qual è fino a cosa, dove si può spingere e cosa può fare per tornare indietro e tornare a una vita più serena. Ebbene appunto queste tre ciotole saranno il vincolo che lo legherà a tornare in una vita più serena, ben appunto. Si parla anche di maternità, maternità vissuta veramente male, con un odio nei confronti anche dei bimbi stessi, insomma. Quindi torna l'importanza delle parole, come stai zitta, va ad analizzare bene appunto il potere delle parole, e Murgia infatti in questo caso, che poi ho anche ascoltato un'intervista,
si è appassionata al coreano e quindi ha cominciato a imparare questa lingua. Una lingua che è totalmente differente dall'italiano. E perché si è proprio avvicinata a questa lingua? Perché desiderava bene al punto togliere il significato italiano delle parole, come se potesse costruire un nuovo dizionario con dei simboli e dei suoni differenti. Ho letto diverse recensioni per quanto riguarda Tre ciotole, che dichiarano che non è il miglior libro di Murgia. Io non ho intenzione di andare a dire che non è vero, insomma, né difendere né negare questa cosa, perché comunque sia, non conosco tutta l'opera di Murgia, solo una piccola parte. Però devo dire che per me è stato un libro importantissimo perché mi ha fatto conoscere questa autrice ed aprire il suo mondo. Un libro che mi ha colpito come un pugno allo stomaco e mai saputo anche essere un piccolo tarlo per il mio cervello, per andare a indagare e leggere molto altro per quanto riguarda il femminismo, per quanto riguarda l'uso delle parole. Insomma, è stata una porta per ampliare i miei orizzonti e quindi non posso essere che contenta di conoscere questa autrice e di portare avanti il suo messaggio. Devo dire che se volete conoscere Murgia anche sotto un altro aspetto, a cui io mi sono avvicinata anche questo relativamente relativamente recente, insomma, da relativamente poco, è quello del podcast. In effetti, con Chiara Tagliaferri aveva creato Morgana. Morgana è uno spazio dedicato a delle storie di donne. Di donne fra la fata e la strega. Però diciamo che sono più streghe che fate, nel senso che, come dice proprio la prefazione, sono quelle donne che magari non vorreste come madri, come amiche, come mogli, per le loro scelte, perché loro hanno deciso di piacersi, non di piacere, e quindi questo può essere anche urticante nei confronti degli altri. E quindi ho trovato diverse personalità, tra l'altro anche altre scrittrici che vorrei proprio conoscere, tipo Margaret Atwood, parlano di Madonna, di Santa Caterina, si sì, parlano anche di una santa, che è una Morgana a tutti gli effetti, parlano delle sorelle Bronte, di Stephen King, perché lui è un Morgano, è una puntata che è molto curiosa. Una poi che mi ha colpito è anche quella dell'analisi delle donne di Game of Thrones. Non avrei mai detto che si potesse entrare in un fantasy con questa analisi. Sono molto contenta perché è una delle mie opere fantasy che preferisco e devo dire che le donne mi piacciono particolarmente anche a me, perché non sono monofaccia, sono multisfaccettate, presentano i loro ideali, non sono né bianche né nere, ma sono grigie, personalità, insomma, che oscillano tra il buono e il cattivo, ma non si possono definire né l'una né l'altra. Insomma, mi è piaciuto molto, insomma, è un podcast che vi consiglio. Io sto andando avanti, sono circa a metà e me lo voglio gustare tutto. Insomma, questa è la mia presentazione di quello che riguarda Murgia. Vi lascio come sempre qui sotto i video di tutti i partecipanti, quindi avrete modo di conoscere Murgia anche dal loro punto di vista e vi faranno vedere altri libri o analizzeranno in particolare altri aspetti di Murgia. Io sono molto curioso perché voglio conoscere anche i loro punti di vista, so che molti stanno leggendo Tre ciotole, che sicuramente per molti è l'ultima opera da leggere di questa autrice, mentre per me è stata la prima.
Ringrazio ancora Martina per l'opportunità che mi ha dato di partecipare a questa nuova puntata di Pezzi d'Autore. Ho sempre un grande piacere di partecipare, ma soprattutto mi sento sempre molto, inadatta, perché ho paura sempre di dire castronerie, perché partecipano tanti insegnanti in questa puntata, e quindi mi sento sempre la scolara sotto esame, come a scuola mi sento, però la mia felicità va oltre questo, quindi scusatemi se avrò detto qualche castroneria, sicuramente. E vi invito quindi ad andare a vedere tutti i video dei partecipanti. E un saluto a tutti i partecipanti, a tutti voi. Vorrei tanto sapere se conoscete questa autrice, se sì cosa avete letto, se non la conoscevate, se avete intenzione magari di leggere che cosa. E quindi vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, che se tutto va bene uscirà di lunedì, se non ci sono altre puntate speciali non lo so, adesso non mi ricordo che giorno devo uscire, ma mi sembra che sia una domenica, quindi sì, ci vediamo con un nuovo video che uscirà come al solito di lunedì, e nel frattempo che non ci vediamo fate tante buone letture. Ciao ciao!